Queste sono alcune cose che siamo riusciti a fare come? Attraverso una credibilità che ci siamo conquistati e attraverso una norma di legge approvata dal Parlamento nazionale. Approvata dal Parlamento nazionale, e lo dico a quegli ignoranti e bugiardi che ancora rimestano, approvata dal Parlamento nazionale, che ci ha messo nelle condizioni, dal punto di vista giuridico e finanziario, di chiudere i disavanzi del 2003, del 2004, del 2006, i disavanzi dell'AMT con 140 milioni di euro. E ora veniamo al punto dei 140 milioni di euro. Cioè noi siamo riusciti ad avere una norma di legge per cui Catania, vedi cosa assurda, a Catania viene riconosciuto al governo nazionale e al Parlamento nazionale la possibilità di avere 140 milioni. Così come a Roma sono stati dati 500 milioni, io non ho visto nessun giornalista, nessun cittadino, nessun politico romano, nessun magistrato romano che si sia indignato perché Roma ha avuto 500 milioni dei fondi PAS per coprire i disavanzi, così come espressamente previsto dalla norma. Non ne ho visto nessuno indignato. Io non ho visto nessun cittadino palermitano, nessun magistrato palermitano, non ho visto nessun giornalista palermitano, nessun politico palermitano che si è indignato perché Palermo ha avuto prima 80 milioni e poi 150 milioni per coprire i disavanzi dell'AMIA e non li hanno ricoperti attraverso i fondi PAS. Non ho visto nessun cittadino padano, nessun magistrato padano, nessun giornalista padano che si è lamentato perché attraverso i fondi PAS sono state pagate le quote latte. Non ho visto nessun cittadino padano, nessun magistrato padano, nessun giornalista padano a lamentarsi perché attraverso i fondi PAS sono stati coperti gli ammortizzatori sociali. E non ho visto nessun cittadino italiano, nessun magistrato italiano, nessun magistrato italiano, nessun magistrato italiano che ha detto qualcosa perché attraverso i fondi PAS sono state coperte la eliminazione dell'ICI per la prima casa, nessuno. Ci sono invece i magistrati catanesi, i cittadini catanesi, qualche giornalista menzognero catanese che nella dovuta sede pagherà per le cose che dice e che si dice, e non soltanto lui, qualche politico catanese che si entusiasma a poter attaccare questa amministrazione che non ha nessuno scheletro nell'armadio, sottolineatelo, perché si è avventurato, perché ha chiesto al governo nazionale un aiuto pubblicamente, altro che attraverso le intercettazioni, ma è notorio. Ho fatto una lettera aperta al presidente Berlusconi per dire aiuta Catania, che dobbiamo coprire i disavanzi del 2003, 2004, 2006, se no non andiamo avanti. Una lettera, 16 settembre, pubblicata sulla Sicilia. Due giorni dopo, quando Berlusconi mi telefonò e mi disse verrò in volo a Catania, lo comunicai, no? Per telefono, lo comunicai in una riunione che avevo indetto prima, non sapevo che avrei avuto la telefonata, in cui ero presente tutti i capigruppo di maggioranza e di opposizione e tutti i parlamentari nazionali eletti a Catania di maggioranza e di opposizione, in cui dissi, mi ha telefonato il presidente Berlusconi e mi ha detto vediamo come possiamo risolvere questo problema di Catania. E poi, quando dico le cose, si prendono soltanto gli spezzoni. Io invito chi sta registrando, se ha il coraggio e l'onestà intellettuale, di trasmettere tutto quello che io dico, non gli spezzoni. E poi, a una parola, con la parola si possono impiccare. Questa è la realtà di Catania. Allora io vorrei capire perché io mi dovrei vergognare, o la classe dirigente che lavora tanto a me si dovrebbe vergognare, perché abbiamo chiesto, abbiamo squarciato, abbiamo detto cosa c'era a Catania e cosa bisognava fare a Catania.